Sono Graziano, ho 44 anni, sono nato a Gela, vivo a Gela, mi occupo della ristorazione con un'attività di conduzione propria nel campo della rosticceria pizzeria. È un classico della nostra, diciamo, cultura gelese. Ho iniziato da piccolo, ho perso il padre piccolo che si occupava di questo mestiere. E con mia mamma è un'attività che svolgiamo da oltre 30 anni e siamo andati avanti. La prima cosa che mi ricordo di aver mangiato da piccolo è il calzone. Solitamente si facevano le cene con i genitori e noi da piccoli non volevamo mangiare quello che preparavano i genitori. Allora ricordo che mio padre mi prese quella volta e mi ha detto: dice, andiamo, ti compro un calzone, andiamo dallo zio che ti compro un calzone al prosciutto. E ricordo quell'emozione della mozzarella che filava, il prosciutto caldo, il brodino che gocciolava. Un bel ricordo. Nella mia rosticceria ormai mi piace tutto cucinare, non c'è una preferenza, perché alla fine il mio lavoro lo faccio per passione, ne lo faccio con amore, perché se non metti passione non ottieni quel risultato che vuoi. Il rapporto degli abitanti di Gela col cibo, siamo una buona forchetta. Detto in gelese, sono mangioni. Buongiorno, signor Trespoli. Buongiorno, Graziano. Come? Come va? Tutto stamattina? A posto? Tutto a posto, sì. Ok, allora mi servono 5 kg di macinato per le arancine. Ok, allora prendiamo il 70% di carne di vitello. A Gela le rosticcerie siamo tante. E io mi accorgo che in rosticceria, nella mia attività, basta che manca l'arancino, hai finito di lavorare. L'arancino nei vassoi dei gelesi non deve mancare. Per fare un arancino perfetto, intanto bisogna partire da dei buoni ingredienti. La mattina bisogna alzarsi presto per andare a fare la spesa. Si passa in macelleria a prendere un buon tritrato. Grazie Graziano, ciao, domani, alla prossima. Poi si passa in un ortofrutta a comprare degli ortaggi. Cipolla, metti quella fresca? Sì, sì, dammi. Le carote, le cipolle, il sedano, il tutto per fare il ragù. Si va in rosticceria, si accende i fornelli e si inizia a lavorare. La filosofia ben precisa per fare un arancino, diciamo che non esiste. Preparami la pentola, per favore. Ok, questa a posto? Perché l'arancino è un prodotto artigianale. Tu proponi un prodotto in base al tuo palato. Io solitamente parlo sempre con gli arancini e gli dico: tu sei più bello di quello che verrà dopo. Tu sei più bello di quello che verrà dopo, così magari fra di loro, visto che stanno tutti vicino, non si gelosiscono. Consiglio sempre ai miei clienti di non mangiare l'arancino appena arriva. Io voglio quello, io voglio quello, io voglio quello, è arrivato dalla friggitrice, perché è uno sbaglio. L'arancino deve riposare almeno 5-8 minuti rispetto all'uscita dalla friggitrice. Allora sì, lì potrai gustare un prodotto effettivamente buono e di qualità. Il mio rapporto con i miei clienti è molto bello, perché tra l'altro la gente mi conosce perché sono un tipo molto scherzoso, molto solare e aspetta la battutina. La soddisfazione che io ho del mio lavoro è vedere sempre le persone felici per aver ricevuto un ottimo prodotto
e vederlo ritornare ogni giorno. A me nel tempo libero piace andare in bici, piace stare all'aria aperta, è una passione che nutro da bambino. Nel paio d'ore che riesco a ritagliare durante la settimana mi piace fare giri con la bicicletta, soprattutto in mountain bike. Andare in bicicletta mi dà tanto, mi dà intanto un'emozione di stare libero, di vivere il paesaggio. Qui abbiamo bei posti nella parte interna di Gela. Gela io fin dai tempi che la ricordo da bambino e man mano che sono cresciuto la descrivo una bella città. Gela cambia, Gela ha voglia di cambiare, ha tanto da offrire perché la nostra città è bella. C'è un nostro detto siciliano che quando scendi giù in Sicilia, soprattutto a Gela, piangi due volte. La prima volta piangi perché vedi le cose belle di Gela, però inizi a mangiare e quando ritorni a casa piangi una seconda volta. Uno perché sei andato via e due perché appena sali sulla bilancia la sfondi. Ormai ho constatato che se sto 5 giorni prendo 5 kg, ormai mediamente un chilo al giorno. Beh, io sono venuta per mangiare gli arancini. Di rosticceria e il pollo arrosto, con tante patatine. Si vede? Ciao Massimo. Ciao, ti do un po'. Ciao ragazzi! Te l'hai cucce! Come stai? A posto. A posto. Che arancini c'hai stasera? Nel futuro magari se Gela dovrebbe diventare un piatto, una bella spaghettata col nero di seppia. Perché? Perché siamo riconosciuti per il petrolio. A mio rischio e pericolo. Cerco di sdrammatizzare, capito? Il petrolio con un piatto di cucina, che in questo caso la seppia è nera come il petrolio. Se arrivasse un turista lo porterei al mare per fare vedere le meraviglie del nostro mare. Per quanto riguarda il mangiare, niente, lo porterei sempre là, nel mio locale, nella mia rosticceria, e offrirgli un arancino per dare un classico della nostra sicilianità, di gel. Come ci? Buono arancino! La fine del mondo! Sono una golosa, quindi forse i miei dolci sono buoni per questo, perché prima di tutto piacciono a me. All'inizio che ho acquistato la pasticceria sono stata un po' pazza, però il consiglio che do alle donne è quello di non mollare mai.